Alessandro, qual è la situazione del parchetto qui nel quartiere San Il Giovanni? parco è un disastro, come puoi vedere benissimo. Ci hanno abbandonato da qualche anno, nessuno si fa carico delle pulizie, delle sistemazioni. È diventata una piazza di spaccio. Vado da come puoi vedere, guarda, basta che ti guardi attorno. La sera dopo una certa ora devi anche aver paura. Cioè devi aver paura perché controlli proprio niente. Per la prima volta oggi, dopo che è successo il fatto, perché il Pusce abitava in zona, è passata una pattuglia di carabinieri. Non si vede mai una forza dell'ordine. Un dipendente che viene a raccogliere un pezzettino di carta. Ecco qua la situazione. Tu hai un figlio quindicenne che qui non può stare con i suoi amici perché il parco è, diciamo così, inagibile, si deve spostare in altri posti, magari anche nei luoghi dove frequentati dai ragazzi che sono scomparsi Esatto, e l'altra volevo sera. arrivare proprio qui. Guarda, mio figlio, questo parco ho raccolto qualche anno fa, precisamente nel 99, le firme per farlo fare. Io e i ragazzi, diciamo qua, gli abitanti del quartiere. E poi è stato abbandonato e si spostava all'oratorio qui della chiesa di San Giuseppe. Finché c'è stato Don Maurizio, tutto bene. Alla morte di Don Maurizio hanno chiuso anche l'oratorio. E quindi i bambini, i ragazzini non possono andare a giocare neanche nell'oratorio. Hanno saldato la serratura. Devono andare a San Giovanni Basso, a un campetto di asfalto dove purtroppo a volte puoi anche incontrare in queste frequentazioni. Dopo quello che è successo, come la vivete voi, È una cosa genitori? brutta. Io ho un ragazzo adolescente dell'età di Gianluca. Credo che siano andati anche a scuola insieme qui alla Benedetto Brin, quindi puoi immaginare come ogni volta che esce come posso stare, il mio stato d'animo. Certo. Demetrio, volevi far passare un messaggio che è quello che questo quartiere comunque non è un quartiere, diciamo così, di drogati. No, questa è una cosa che è impossibile che uno lo legge, lo scrive, perché non è vero questa cosa che il quartiere San Giovanni è diventato un quartiere di Bronx dove c'era spaccio della droga a 24 su 24. Purtroppo c'è stato questo caso, abbiamo avuto e c'è purtroppo questa situazione che è successa in questi giorni, ma San Giovanni non vive nel mondo della droga, assolutissimamente. Forse nel degrado sì, al 100%, ma nel mondo della droga no. Io sono 54 anni che sto e vivo in questo quartiere, non ho mai visto il quartiere degradato da qualche anno fino a questa parte, cioè è una cosa proprio che il comune non ci interessa di niente, proprio siamo isolati e scordati da tutti. Che dire, più di questo hanno detto anche tutti questi altri amici che abitano qua come me da tanto tempo, niente, non c'è più niente da fare. Pensiamo solamente che il comune possa intervenire al 100%.